Ugo, allora io vado. Torni? Vado solo a fare la spesa. Prese un giorno di ferie, aspettò che la Pina uscisse e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia. A questo punto venne colto da un leggero sospetto. Sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quel di splendito e splendente. Uè, buongiorno. Si è fatti cavello a dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole sfilatino o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio. Ce l'ho ficca dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezza. Sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la donna... Era lui. Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta. Papà, non guardi più la televisione? Sono stanco della vita ormai. Che fai, fumi? Sì, e bevo anche. E che cos'è? Un incisivo inferiore. E mammina dov'è? Mammina sarà uscita a comprare del pane. Tesoro mio, siediti qui vicino a tuo padre. Vedi, amore, ormai tu sei grande. Ah, perché sei grande. Se mammina, che è buona come il pane, peraltro, ci dovesse lasciare, che sarà di noi? Non ti preoccupare, papà. Sì. Staremo insieme tutta la vita, soli tu ed io.